Cara Giorgia, cara Giorgia, qua c'è qualcosa di che non va, amici. Ciao a tutti, utenti di Facebook, ogni tanto ritorno, anche se non mi vogliono, non mi vogliono, come non vogliono tutti quelli che hanno il coraggio di dire quello che pensano. E in queste ore stiamo vedendo la Meloni e gli altri nostri leader europei di questa bella Europa, questa Europa di pace, questa Europa che pensa prima ai cittadini europei, poi forse a Zelensky, eh? Purtroppo non è così. Perché oggi hanno promesso, in queste ultime ore, questi ultimi giorni, hanno promesso che aiuteranno fino alla fine dei tempi, signor Zelensky, per continuare in questa guerra. Qua hanno un modo stranissimo, strano di interpretare la pace, amici miei. Poi attenzione, eh? Non dico che se ci fosse il centro-sinistra sarebbe meglio, perché penso, anzi, presumo che sarebbe uguale, la stessa identica cosa. Perché qua nessuno. Ciao Andrea Cerno, ciao carissimo, ciao Fabri, ciao Daniele, buona domenica a tutto. Ho sentito che tristezza Daniele Brini, amici, veramente una grande tristezza. Grande tristezza perché ci porteranno a un punto forse di non ritorno. È per quello che tutti i 2 giorni dico: abbiate fede, credete, convertitevi, fate ancora in tempo, ma per poco, perché non so quanto dureremo con i politici che ci ritroviamo nella NATO, in Europa e quelli anche dall'altra parte. Attenzione, qua di buoni non ce n'è neanche uno, attenzione, non difendo nessuno, premetto. Caro Clemente che dice oggi cosa bolle nel pentolone, caro Carlo, cambia che da sinistra a destra non cambia nulla, come dice Alberto Mariani, concordo al 100%, e neanche 5 Stelle, li metto tutti in mezzo a un calderone unico. La cosa è certa che l'algoritmo sa che quando parlo io parlo di pace, sono contrario, contrarissimo alle guerre, contrarissimo a dire rimettiamo i nostri giovani, rimandiamo i nostri giovani in guerra, rimandiamo i nostri giovani. Riprepariamoli alle armi, invece quello che vogliono fare, amici. Purtroppo la verità è che dovremo vedere se continuerà così, se continuerà con questa politica, una politica ricca di guerrafondai. Succederà che dovremo mandare i nostri figli a combattere, perché quello che vogliono, quello che stanno cercando di fare. Poi io potrei far finta di nulla, potrei dire. Potrei, per ottenere consenso da parte dell'algoritmo, da parte dei social media, potrei fare quello che grida la guerra, dobbiamo difenderci, dobbiamo. Ma non me ne frega niente, preferisco che l'algoritmo mi blocchi, mi limiti che su 350.000 persone facciano vedere dirette a 74 persone collegate, che avere 5.000 collegati come fanno certi giornalai. Solo perché dicono fate bene, armiamoci, armiamoci e partite, armiamoci e partite, no? No, io dico, amici, dovremmo lottare per la pace, dovremmo scendere nelle piazze e lottare in modo pacifico per la pace. Dovremmo dire che siamo contrari alla guerra, che la nostra Costituzione dice che noi rinneghiamo ogni forma di violenza e la guerra. E non parliamo di difesa, di non difesa, perché se dovessimo parlare di difesa, ve lo dico onestamente. Allora io mi chiedo, ok, ci dobbiamo difendere da Putin, ma perché però nel 2014 nessuno ha difeso nel Donbass le persone che venivano massacrate dai nazifascisti di una certa parte politica? Perché nessuno l'ha fatto? Perché nel 2014 tutti quei politici che oggi gridano lo scandalo, c'è un'invasione, c'è un attacco, nel 2014 tutti in silenzio, muti, stiamo zitti? Eh? Perché? Che qualcuno mi spieghi questa cosa, perché non è che è cattivo uno che aggredisce solo se ti fa comodo. Cioè, le aggressioni sarebbero sempre da punire. Perché nel 2014 quello che è stato fatto nel Donbass è passato inosservato, se ne sono sbattuti totalmente le scatole e nessuno se ne è fregato? Perché? Rispondetemi, quelli che dicono: ma cos'è, forse non dobbiamo difenderci da Putin? Chi ha difeso quei cittadini russi che nel 2014 sono stati massacrati? Qualcuno mi, qualche fenomeno mi risponda, se ha la risposta sempre pronta. Qualcuno mi risponde, chissà come mai, vero? Diciamo che fate i vostri interessi in base agli accordi, cari politici, alla convenienza, in base a chi vi paga di più le armi, a chi vi paga di più per fornire soldi per le armi, è vero?
Nel 2014 15.000 morti, se ne parla, ogni dubbio è lecito che qualcuno smentisca questa cosa, che qualcuno dica che nel Donbass nel 2014 non ci furono tanti morti. Però la comunità internazionale se ne fregò totalmente. Oggi tutti lì che dicono dobbiamo combattere. Ricordatevi chi è Zelensky, ricordatevelo. Poi attenzione, attenzione, preghiera per il popolo ucraino, per tutti quelli che stanno soffrendo, per i giovani che vengono presi, obbligati ad andare in guerra e massacrati. Preghiamo per le mamme, per le nonne ucraine, per i bambini che vengono trucidati, ma anche per i giovani russi che vengono mandati a combattere. Perché vorrei ricordare, i potenti sono tutti uguali. Pensano solo ed esclusivamente ai loro interessi, da una parte e dall'altra, da Biden a Putin, dalla von der Leyen a Zelensky, da Hamas a Netanyahu, sono tutti uguali, pensano ai loro interessi, se ne fregano del popolo, se ne fregano se i nostri figli vanno a morire in guerra, sapete che gliene frega loro? Niente, niente. Loro l'importante è che abbia le tasche piene di soldi, che possono comprarsi delle ville in giro per il mondo, che possono fare i loro interessi. Questa è la verità, come dell'ecologia non gliene fotte un cazzo. È gente che si trova, fa le loro riunioni, vanno in aereo, vanno con i jet privati, consumano, inquinano come non mai, poi vengono a noi a farci la morale perché abbiamo una Panda e a gasolio del 1990. Questo è quello che fanno. Per me sono tutti dei grandi chiacchieroni, sono tutti pericolosi dal primo all'ultimo e non pensano al bene della terra, al bene del mondo, al bene dei popoli. Non gliene frega niente a nessuno. Da Giorgia a Conte, alla Schlein, sono tutti uguali, amici, sono tutti uguali. Tajani non ne parliamo. Salvini, anche lui, parla, però lo vedo ancora all'interno di un governo. Dice no alla guerra, basta armi, basta tutto, però rimane all'interno di un governo che oggi, in questi giorni, nelle ultime ore, ha confermato che continuerà a dare soldi, ad armare, mandare, sparare. Questa è la verità. Addirittura stanno dicendo che vogliono rimettere i nostri, la leva obbligatoria, vogliono ne parla la NATO dice dobbiamo rimettere, ma stiamo scherzando, nel 2024 abbiamo bisogno di farci la guerra. Ma ragazzi, ma dal primo all'ultimo, chi fa la guerra? Dal primo all'ultimo, dal terrorista a chi risponde in modo inadeguato, sono tutti uguali, sbagliano tutti dal primo all'ultimo. Sono la stessa faccia della... Andrea mi è piaciuta la tua frase, Andrea Scerto dice sono la stessa faccia della medaglia. Lo capite che vi prendono e ci prendono tutti per il culo, almeno ci provano, poi c'è chi si sveglia che però viene limitato, perché chi si sveglia e dice quello che è la verità, quello che è la verità, quello che è il pensiero della gente comune, io sono qua che sono in un bar adesso e la gente dice la stessa cosa, hanno rotto i coglioni con le guerre, hanno rotto i coglioni di metterci uno contro l'altro. Quando i popoli lo capiranno forse sarà troppo tardi, perché purtroppo c'è tanta gente che dorme, basta guardare la gente che gira con la mascherina ancora, c'è gente che gira con la mascherina da solo in bicicletta, ho visto prima uno in bicicletta da solo con la mascherina, con 30 gradi, ma tu sei fuori, cazzo, c'è gente così, quindi dal momento che c'è gente così loro ne approfittano, loro fanno quello che gli pare, ogni tanto mi bloccano, ne sono consapevole, quasi sempre mi bloccano, tanto che le dirette adesso le faccio su YouTube, che non mi ha almeno limitato, che se voglio una stellina, uno vuole offrirmi un caffè, può offrirmelo su YouTube, qua neanche un caffè, qua mi siamo messi proprio da panico più totale, perché sono servi del sistema, sono servi che poi non del sistema, dei virus contro il sistema, perché il sistema siamo noi, la gente normale, dovrebbe essere un sistema fatto di persone, questi vogliono distruggere il sistema fatto di persone, sono dei virus, da domani chiamiamoli virus, sono i politici, la politica, le lobby, sono dei virus che vanno debellati. Ciao a tutti, ciao, buona domenica.